primo dei campioni che andiamo a conoscere, Omar Camporese, è davvero un piacere averti ai nostri microfoni. Sei a pochi metri dal campo che nell'89 ti ha visto protagonista della vittoria dello scudetto. Sì, fa sempre piacere ricalcare il campo dove tutti i campionati italiani. Oggi è una giornata particolare dedicata soprattutto ai bambini, alla scuola del circolo tennis che chiude, quindi noi siamo un evento in più. Un evento che però porta il nome di leggende del tennis, perché davvero avete fatto tanto in carriera. Iniziamo a raccontare quello che hai fatto tu, con un numero 18 delle classifiche mondiali raggiunto, tanti titoli ATP vinti, esattamente due, soprattutto credo la vittoria a Milano contro Ivan Isevic che rimarrà nella storia. Sì, diciamo che la vittoria più bella è quella di Rotterdam, perché è stato proprio il primo torneo dell'ATP che ho vinto, poi battendo in finale Lend, che allora era numero 2 al mondo. Poi dopo, l'anno dopo, è venuta anche la vittoria a Milano, e vincere per un italiano, vincere in casa proprio al torneo di Milano, dove ci tenevo veramente tanto, è stato un successo in più. Però insomma Goran in quel momento non aveva la fama, ecco, di Van Lendel, però insomma vincere un torneo fa sempre piacere. Così come tutti i successi che hai conquistato in Coppa Davis. Coppa Davis che per fortuna l'Italia sta ritrovando da protagonista. Ma sono contento, ci sono stati 2 o 3 anni buchi dove l'Italia era andata anche in Serie C, non faceva proprio parte per la nostra nazione essere in Serie C. Adesso insomma ci sono 3 o 4 ragazzi che giocano bene e secondo me possono fare ancora di più, perché sia Seppi che Volandri, Bracciali è venuto fuori da 2 anni a questa parte, Staracci sta andando abbastanza bene, però secondo me possono fare ancora di più. E c'è un bolognese pronto a diventare il tuo erede come Simone Bolelli, anche lui sta crescendo molto sotto la guida di Claudio Pistoletti. L'ho visto 2 o 3 anni fa al Future che giocava la Virtus e disse subito che era un talento, poteva fare tante cose, e spero, perché il tennis italiano ne ha veramente bisogno di ragazzi che vengono fuori. Così come sono tanti bimbi che oggi hanno raggiunto i Giardini Margherita per giocare su questo mitico centrale insieme a te, una bimba ha espressamente chiesto proprio di palleggiare con quello che per lei è un mito. Oltretutto tu adesso da qualche mese fai anche il coach al CT Aeroporto. Questo è il secondo anno, ma la bambina è la sorella di un ragazzo che... No, comunque mi fa ancora piacere avere dei ragazzi, dei bambini che mi seguono, sanno ancora chi sono, questo fa sempre enormemente piacere. Ripeto, la giornata di oggi è stata bellissima, perché vedere un movimento così numeroso in un circolo di tennis fa sempre piacere. Ultimamente il tennis si sa che va abbastanza male, però insomma i Giardini insomma stanno mantenendo sempre il nome alto che hanno sempre avuto, quindi mi fa enormemente piacere vedere arrivando a baci Davide Sanguinetti, quindi mi fa enormemente piacere vedere tanti ragazzini che giocano. Ricordiamo anche il fine benefico di quest'oggi, perché c'è un Fabio Mazzei da aiutare in qualche maniera, un Fabio Mazzei strepitoso con la racchetta ma ancora di più con la chitarra, anche col canto, è un grandissimo vocalist, è una giornata dedicata anche a lui, dunque il ricavato andrà a Fabian per aiutarlo per i tornei. E io da 2 o 3 anni che sono il promotore, diciamo, di queste manifestazioni che organizza Fabio Bonetti, e insomma sono il testimone e mi fa enormemente piacere cercare di aiutare questi ragazzi che ne hanno veramente bisogno. Tu pensavi che non ti chiedessi niente della Juventus, invece te lo chiedo, perché a questo punto siamo in una caldissima estate per i colori bianco-neri. Ma parliamo di tennis, oggi è una giornata dedicata al tennis, parliamo di tennis, la Juventus sarà quel che sarà, poi vediamo. Allora, guardate Davide. Grande il passo, amore. Se tu lo girassi, speravi fosse stata una donna, eh? E se pochi attimi fa l'abbiamo visto baciare Omar Camporese, finalmente l'abbiamo ai nostri microfoni. Benvenuto a Davide Sanguinetti, benvenuto soprattutto sotto le 2 torri, che come ricordavi un attimo fa, ti hanno visto protagonista tanti tanti anni fa. Beh, protagonista veramente, sono venuto a giocare per la prima volta un campionato assoluto, ho visto Camporese vincere i campionati, è stata una bella esperienza. Davide, 34 anni e non sentirli, l'hai dimostrato sul campo, perché c'è una classifica mondiale che ti sta dando ragione, hai ritrovato quella che forse è stata la tua forma migliore di qualche tempo fa. Beh, quest'anno devo essere sincero, ho avuto qualche acciacco, non ho giocato diversi tornei dove di solito gioco meglio indoor, non ho fatto 4 tornei e la classifica mi si è un po' alzata, perché ero 40 un mese e mezzo fa, adesso sono 60. Però sto riprendendomi, mi sono ripreso bene e
si è già visto già a Parigi e ora speriamo a Wimbledon di fare ancora meglio. Insieme a te si allena un bolognese, perché sei allenato da Claudio Pistolesi, e con te c'è Simone Bolelli, che non ha mai nascosto quanto fosse importante il contributo che gli stavi dando per aiutarlo a crescere sia tecnicamente che a fare esperienza nel mondo professionistico. Beh, sono contento che ci alleniamo assieme, ci alleniamo parecchie volte a Monte Carlo assieme, quindi insegno parecchio, spero di insegnargli parecchio nella vita professionistica, di come comportarsi durante un match. Speriamo, lui è molto recettivo, quindi capisce molto velocemente, quindi spero che già a fine di quest'anno siamo nei primi 100. I campioni del domani li abbiamo tutti qua attorno, oggi è stata una giornata dedicata ai giovani, ai bimbi e soprattutto è dedicata alla solidarietà, cosa che voi tennisti siete sempre pronti a portare come gesto. A me fa sempre piacere, anche perché quando ero giovane io mi piaceva giocare con giocatori famosi, almeno anche per 5 minuti, 3 minuti giocare due palle mi è sempre piaciuto, quindi so quello che stanno passando questi bimbi e cerco di farli, di renderli più felici possibili con questi stessi, giocando con loro. Ormai siamo alle porte anche del nuovo impegno di Coppa Davis, che potrebbe regalare un bel sogno all'Italia. Speriamo, però ogni volta giochiamo contro una delle squadre più forti del mondo sulla terra rossa, contro la Spagna. L'anno scorso siamo andati vicini, speriamo quest'anno ci veda meglio. Spagna che fra un mese sarà anche protagonista contro le donne in Fed Cup, c'è una semifinale da difendere. Ma nelle donne ultimamente stiamo giocando un pochino meglio che i maschietti, quindi sono contentissimo per loro, speriamo di vincere almeno questa Fed Cup. No, fermo lì. È un cambio in peggio, però adesso sto cambiando. Senti, quanto abbiamo fatto noi? In compagnia di Renzo Furlana, protagonista quest'oggi di Leggende del Tennis, giornata benefica ma soprattutto giornata dedicata ai bambini. Tu sei nuovo direttore del centro di Tirrenia, si spera quello che farà crescere i campioni del futuro. Sì, lavoro nel settore giovanile per la federazione, 12-20 anni, niente, io ci metto del mio, cerco di trasmettere quella che è stata la mia esperienza nel campo da tennis a questi ragazzi e cerchiamo di ottenere il meglio da loro. Tu sei stato uno dei pochi che non ha seguito il centro di Cesenatico, hai fatto un altro percorso, sei stato molto poco nei centri federali, poi la scelta di essere allenato da Riccardo Piatti insieme a Morrigan, Brandi e Caratti, scelta che ha pagato perché i vostri risultati sono stati i più importanti che l'Italia abbia ricordato negli anni 90, tu sei arrivato al numero 19 del mondo. Sì, ho avuto la fortuna di avere comunque un grandissimo educatore a fianco, che è appunto Riccardo Piatti, e quello che penso sia il migliore allenatore degli ultimi 15 anni. Mi ha trasmesso tantissimo, io ho cercato di tirar fuori il meglio di me stesso e fortunatamente è andata bene. Ma quanto è importante il tecnico a fianco di un ragazzo che si sta lanciando nel mondo professionistico e quindi sta anche via da casa per tanti mesi all'anno? Io penso che sia fondamentale, questa è un'esperienza forte che si dura ed è ricca di componenti. Una persona a fianco che oltre ad allenarti sul campo ti aiuta fuori dal campo e quindi ti aiuta poi a tirar fuori fondamentalmente il meglio da te, secondo me è fondamentale. Fondamentale perché il percorso è lungo e difficile e avere a fianco un mentore è essenziale. E tu hai visto oggi il CT Bologna che ha schierato un ricco parco allenatori, psicologo dello sport, preparatori atletici, proprio uno staff a disposizione di questi giovani ragazzi che si stanno affacciando invece al tennis. Tennis che quest'oggi ha ricordato anche quanto è importante pensare ai disabili. Fabio Mazzei ha dimostrato di tutto quello che sono le sue capacità sul campo. Da ammirare, grandissima persona, come ho detto prima lo ammiro tantissimo. Per quanto riguarda il parterre dei tecnici di questo circolo, vuol dire che stanno cercando di fare le cose molto bene, quindi va dato atto a questa struttura che cerca di mettere il meglio a disposizione dei ragazzini. La vuoi che la mando? La... Dove è andato Andreas? Dove è andato Andreas?